dell'e-commerce più o meno di coda lunga si può dividere in quattro quadranti principali, dove ci sono dove due più interessanti, diciamo, due estremi più interessanti sono da un lato le piattaforme di e-commerce self-service, no? Quelli che possono essere detti anche shopping cart, come dicevo prima, e dall'altro i marketplace. Quindi, come vi ho detto prima, appunto, shopping cart intendiamo piattaforma di e-commerce per vendere dove mi dai solo lo strumento software e poi il marketing lo faccio io, marketplace sono in mezzo a tutti gli altri, però il marketplace in qualche modo mi garantisce, mi promette la vendita solo per il fatto che io gli ho messo i prodotti lì, no? Sostanzialmente sono i due estremi. Noi siamo un po' nel mezzo perché offriamo entrambe le cose insieme come effettiva strategia che vogliamo proprio dare a chi non vuole essere né l'uno né l'altro o non sa bene chi vuole essere sostanzialmente, no? Quindi utenti che in qualche modo hanno la propria rete in cui vendere i prodotti, vogliono anche capire come funziona un marketplace e quindi li offriamo entrambi. È proprio una scelta effettivamente strategica che abbiamo fatto. Non sono in tantissimi aver fatto la stessa scelta nostra e soprattutto siamo tutti nati più o meno insieme, quindi l'abbiamo fatta senza conoscerci l'un l'altro e effettivamente l'unico altro comparabile grande, a parte Shopify che è un po' piccolo in UK, è Storenvi, che è una startup di San Francisco che ha avuto chiaramente molto più funding di noi, visto il mercato di là che conosciamo bene, e ha due volte e mezzo gli utenti che abbiamo noi, quindi non è una cosa effettivamente estremamente più grande, però ecco, è l'unico comparabile che offre diciamo strumenti diversi ma per soddisfare le stesse esigenze, quindi contemporaneamente sia un marketplace che un effettivo sistema di e-commerce per vendere nei tuoi canali.